Cristina Venitelli, l'intervento ad Adiuvandum al TAR Molise per il ricorso sul servizio di emodinamica a singhiozzo ha fatto molto rumore a Termoli. Una scelta particolare, quella di metterci la faccia alla ricerca della giustizia e soprattutto ingaggiare una battaglia di civiltà che possa essere utile ad altre vite. Assolutamente, l'obiettivo principale è proprio questo, quello di cercare e non di cercare di poter aiutare altre persone, perché purtroppo quello che è successo a me, anzi per evitare che quello che è successo a me possa riproporsi a qualcun altro, quindi la questione è questa. Sei soddisfatta di quello che è emerso dalla Camera di Consiglio di mercoledì scorso? Sì, abbastanza, considerando che adesso insomma, si procederà a valutare ecco, anche gli operatori che sono presenti all'interno dell'ospedale, quindi sì, abbastanza. E poi la questione dell'emodinamica, che è la questione principale, la più importante, quella è la questione che più, sì, che più preme me e tutta la comunità, perché appunto. Non ti chiediamo di rievocare quei momenti drammatici che avete vissuto a ottobre. Cosa vi portate ora? Una bella sofferenza e la questione è che a livello umano, sia io che il mio papà che ho perso, cioè ne abbiamo parlato tanto, della storia dell'ospedale di Termoli e anche della problematica dell'emodinamica. E lui ci teneva tanto, e anche io in realtà. Quindi il punto focale è proprio questo, cioè cercare di evitare che quello che è successo a me o alla mia famiglia si riproponga, anche solo per quanto riguarda una persona sola, cioè se si riesce a salvare o ad aiutare quantomeno una sola persona sarebbe tanto, e è già tanto, ma per noi, per tutta la comunità, in realtà non solo per la città di Termoli, ma anche per tutti i paesi che sono limitrofi. I momenti concitati di quella drammatica sera avete avuto subito contezza che ci fosse un vulnus organizzativo a San Timoteo? Non immediatamente, ma nell'arco di poco tempo sì, ce ne siamo accorti e per carità, i medici sono stati molto tempestivi e molto bravi, però sì, c'era una carenza e questa poi è stata valutata successivamente. Quindi sì, nel caso specifico dell'emodinamica avrebbe probabilmente salvato il mio papà. Quindi sì. Cosa sente di dire alla cittadinanza che ascolterà questa testimonianza rispetto alla necessità di stare, tra virgolette, in allerta e di dare battaglia affinché l'accesso alle cure e il diritto alla salute venga garantito? Sicuramente di non cedere mai, perché l'ospedale di Termoli è sempre stato e si spera continuerà ad essere un punto focale ripeto, non solo della comunità, ma o comunque della città di Termoli, ma di tutti i paesi che sono limitrofi. E quindi di continuare a lottare sempre con qualsiasi mezzo, e a volte, come nel mio caso, anche a metterci la faccia.